Allora, qui abbiamo Erminio. Erminio, quanti anni hai? 5 gennaio 1944. Perfetto. 80 anni già compiuti. Allora, a noi interessa conservare la memoria di come si viveva a Goiano, anche studiare quel tipo di economia, di piccola economia, che però ha consentito di vivere in questo posto per 2700 anni. Veramente, noi parliamo degli ultimi tempi. Però è importante perché si possono prendere spunti anche per il futuro. Quindi, cominciamo subito. Dentro una casa abitata, diciamo in generale a Goriano, tu puoi parlare della tua chiaramente, com'era articolata, divisa la parte dove si abitava, che era separata dalla cantina, era separata dalla stalla, dici? La mia casa era combinata in tre piani, un piano terreno sotto, con la cantina, la vasca per l'uva, le botti del vino, quindi era tutto collegato. Vasca dell'uva, obolone e in più le cantine che erano tutte più o meno Ubellone, collegate. di un po' che cos'era? Il pilone è quello quando si pigia l'uva. Che Il mosto. il mosto va sotto e praticamente rimane sotterraneo, sotto alla vasca. Finito di pigiare, Quindi una vasca sotto la vasca, sì, il serbatoio. c'era un serbatoio che là si chiamava Palone. Ubellone. E finito di pigiare l'uva con i piedi scalzi, si raccoglieva il mosto e si metteva direttamente nelle botti. Poi lì le varie fermentazioni, quello che era, e non si mettevano prodotti chimici, era vino naturale, anche se era un vinello abbordabile, insomma, però perché non era che si poteva mantenere quel vino lì. Quello si teneva, alla fine dell'anno non ce n'era più, quindi non si rovinava. E comunque al piano terra, oltre alla Poi cantina. c'è il portone lì, che è molto alto, con la scala che va su al primo piano. Da una parte, sulla destra, c'era zio Umberto, con la moglie Domenica che non aveva figli. Mentre sulla sinistra, come si fa su sulla scala, c'è la cucina con una camera collegata insieme. La cucina col camino e lì più o meno si faceva tutto. Che c'era dentro la cucina? C'era Com'era attrezzato, organizzato per cucinare, l'acqua. allora c'erano, come si chiama quello che portano dove si appoggia la conga, Un conguaro. un conga. C'erano due conghe che praticamente sia mia mamma che Pasqualina, mia sorella, andavano alla fonda della villa. Con la conca a cuocere portavano l'acqua bella fresca, che era una meraviglia, quando ti bevevano in un maniere di quell'acqua. Maniere, che Un cos'è? Un maniere, mesto. un mestolo, di rame. Poi nel rame l'acqua rimaneva bella fresca. Poi c'era, vabbè, il camino, il cotture, sempre di rame, che si faceva da mangiare, la pasta, eccetera. C'era il tavolo con le sedie, una credenza. Era tutto misurato. Non c'erano 10 sedie, ce ne erano quattro, qualcuna spagliata, che veniva Santucci a rifare le seggi, dicevano. Poi sopra c'avevamo una camera, e purtroppo questa camera era bella grande, però mi ricordo bene che c'era una lampadina sola, che sta lampadina da sotto, dalla cucina, la sera mia mamma, quando doveva andare su, prendeva la lampadina col filo, la portava su e faceva luce. Il problema maggiore erano i bagni, che allora i bagni
non esistevano per nessuno, almeno c'era qualcuno che ce l'aveva, però noi in casa non ce l'avevamo. E siccome davanti c'è una specie di orto, di e quello che si faceva andava tutto buttato lì. Oppure quegli adulti venivano a piede colle qua. E quello era necessario, magari in mezzo alla terra, di qua e di là. Dopo è arrivata l'acqua, e ognuno si è fatto il suo bagno, eccetera. La luce, perché mio padre diceva che arrivò per la prima volta, che arrivò la banda per la festa per la luce. Beh, no, tu non eri nel 1927 o nel 1927? Sì, sì, infatti, parlarono di quel periodo. Però prima, tu chiaramente non puoi ricordare, ma magari tuo padre Donato ti aveva raccontato di come facevano a illuminarsi, cioè avevano dei lumi, delle candele. Delle candele, non potendo permettere, a parte che non c'era la luce coreana allora. No. E quindi fino alla luce quando è arrivata qua? 27-28. Io mi ricordo della luce, che quando arrivava l'esattore, allora arrivava l'esattore. La gente si nascondevano pure, perché magari non avevano quelle 200-300 lire per pagare la luce. Prima o poi dovevi pagare, però momentaneamente c'era quel problema lì. Senti, tornando alla cucina, a parte comunque il camino, la credenza, per cucinare soltanto a yogurtura, al caldaio, oppure c'erano anche le fornacelle al camino, a carbone, a legna, a carboncino? A noi dentro il camino ci sono due fornacelle così, però non mi ricordo che si cucinava lì, sempre nel camino. E le pignatelle? La pignata stanno ancora là. Spiega un po' come funzionavano le pignatelle. Perché la cottura era appesa. Cottura appesa. Però ci stavano i treppiedi, quelli piccolini, per magari le padelle più piccole. Se no, con le pignate, quelle le mettevano vicino a fuoco, li bollivano, fin quando era cotto. E che ci mettevano? Fagioli, ceci, tutta quella roba. E per pulire? Cioè, se dovevano pulire per terra, anche soltanto quella scopa qui, oppure il sapone. Il sapone era quello che si faceva in casa, con le ossa del maiale, quelle cose là. Ogni famiglia faceva il sapone con le ossa degli animali. Quindi il sapone con la soda si faceva il sapone. E la lisciva, quella che chiamano la lisciva, e la cenere raffinata. Quello pure lo facevano, ma però non mi ricordo che mamma... Perché c'era già la candeggina, se non sbaglio. Ai tempi allora, che ti dico questa dalla candeggina, che una volta mia mamma stava a lavare i panni a un lago Venete, al lago della villa, è arrivato Santuccio la guardia che gli voleva fare la multa perché stava a lavare. Nel frattempo c'era mio fratello Angelo che ha preso la bottiglia e l'ha bevuta. Quello invece di pensare a dare una mano a mia mamma perché questo così, continuava a rompere, dice, invece di darmi una mano ti metti a... Dove è andata a finire? Per fortuna, probabilmente l'aveva appena assaggiata e ha sputato, per dirti. E nelle case il problema era l'acqua, che si lavava dentro, mica ci si lavava la doccia tutti i giorni, quando capitava, oppure d'estate a fiume e via. Il lago al laghetto a Venditti alla villa? Il lago della villa, purtroppo lo sapete quello che è successo là. Sì. E quindi c'è stato vietato di andare ai laghi, come è stato vietato dopo che è successo l'incidente a fiume, di andare a fiume, quando c'è morto Luigino lì. Oh, mentre invece la casa... E quello che serviva, poi passiamo un attimo alla stalla, quello che serviva dentro casa però erano anche
i suppelletti, i piatti, le stoviglie, i bicchieri, la biancheria per il letto, le coperte per il letto, i materassi. I materassi, io mi ricordo che c'erano ancora i scartocci. Le fodere lì piene Le fodere fatte di? di... E come si chiama quel tessuto? Forse ci sta ancora in giro Forse la qualcosa. canapa? E forse il tessuto di canapa. Con dentro questi scartocci. E Ma lo poi... facevano al telaio quel tessuto, lo facevano loro, magari andavano Beh, a casa il telaio non esisteva. Cioè, si compravano pure. Perché... Il letto dove dormivo io mi ricordo che c'erano i scartoni, però quello di mamma e papà forse era già di lana di pecora. Con gli scartocci racconta come si facevano questi scartocci, Come si faceva? Quando c'era la raccolta del grano turco, sì, mi ricordo a casa, la cucina, si metteva sta montagna di mazzocca là e si scartucciava, però quando si scartucciavano... Se venivano pure i vicini, le ragazze specialmente, ragazzi e ragazze, ci si dava il cartocciano e si mettevano da parte gli scartocci, che poi venivano usati o per appiccicare fuochi, che allora non c'era la carta, o per appiccicare fuoco, o per farti, però dopo, Erano comodi questi materassi. ma quelli erano caldi d'inverno e freschi d'estate. Piuttosto quelli sintetici di adesso erano meglio quelli forse. Ma mi sa che non facevano rumore Beh, è un po' così. Ma quando si incidavi. quando dormivo, che sì. Poi quando io ero ragazzo, perché tu calcoli, sono andato via che ho 15 anni, però già i materassi di scartocci erano già finiti. C'avevamo le coperte, sai quelle coperte tipo militari, così, no? Non so se erano... coperti lasciati dai tedeschi qua. Siamo stati sempre... Le nostre case era il problema delle finestre, che erano mezzo tutte... Non tutti c'erano i vetri tutti sani, qualche vetro magari. Il problema era quello, perché ci stavano gli abbaini. Entrava, il freddo si sprecava, insomma. D'inverno era un problema. Entrava pure Entrava di tutto. la neve. Senti, invece la stalla, voi ce l'avevate una stalla E degli animali? questa era. Ah, questa era. Gli animali c'erano dentro. Ah, mio padre aveva un asino, due mucche, qua ci stava un asino, due mucche e un maiale. Non era grosso, però ci stava. Un angolo c'era il maiale. Poi ci stava qualche gallina, quelle cose là. Sempre qua dentro. Sempre qua dentro la stalla. Conigli. Conigli dopo, in secondo tempo, li ha messi mio padre. Che lo spazio era quello. Non è che ci stava. C'avevamo qualche pe le pecore. Però le pecore ci avevamo a un'altra parte. Quante pecore? 10, 15, una roba. In tutto a Goriano quante pecore c'erano? Ce Quanti n'erano ragazzi? tanti, parlano più di 1.000 pecore negli anni 50-60. E si tenevano tutto l'anno qui, Tutto non là. si portavano via. Ma io mi ricordo bene quando, perché d'inverno qua era lunga, allora la neve ci faceva. Io mi ricordo che andavo a letto la sera, la mattina già alzavi c'era un'ora di neve. E allora. Qua bisognava lavorare d'estate, di mettere via il fieno, eccetera, per l'inverno. Però dopo primavera, perché le stagioni erano diverse da queste. Il mese di marzo, fine febbraio, eccetera. Specialmente con lo stingone là. Quello il sole ci batte dalla mattina alla sera. E si liberavano, si scioglieva la neve, e i primi giorni che si portavano fuori le pecore, si portavano tutte allo stingone là. Per fargli mangiare un po' di... anche per risparmiare, che il pagliaio d'inverno scende sempre. Era duro per quello. Il problema per quello, perché io mi ricordo, siccome
si rimetteva tanta paglia, che allora la paglia era come l'oro, che si andava alla Croara, che lì c'era un tipo di fieno molto fine. La mattina presto si partiva di notte, perché il fieno, essendo basso, dopo arrivava solo, quando era fresco ancora, derugiata così, si tagliava meglio. E poi con i riti, con gli asini se ne portava. I riti che erano? I riti erano fatti di corda, con due bastoni, non so come spiegarlo. E tu mettevi dentro il fieno, poi gli giungevi, ce li ho ancora in cantina. E quelli me li tengo là. E gli attrezzi per lavorare, penso alla trebbiatura, oppure per falciare, comunque i forconi, i rastrelli, le pale, si comperavano o si riusciva a farli anche qua? Ma i rastrelli normalmente allora erano tutti di legno. E ognuno se li faceva per conto suo, perché erano meglio di quelli di adesso, quelli erano più lunghi, per rastrellare la paglia, erano molto meglio. E gli altri attrezzi, la zappa, tutte quelle cose lì, c'era, però non è che ce n'era abbondanza. Quando c'era qualcosa, le serrecchie per mietere il grano, la faccia, ci stava Natale, ribatteva per fare il filo, no? Che tagliava di più. Se a Natale si fa il fabbro. Delle credenze, cioè che si credeva che la casa dovesse essere protetta dagli spiriti maligni, dalle streghe. Quindi c'erano cose che si mettevano proprio per... Lì purtroppo d'inverno la gente era in casa. E quelle che si parlava erano di stabbi, di strei, al lagone, ci stava la croce, perché il lagone è fatta tipo croce. E quindi là hanno visto le strei, di tutto di più se ne è. Come erano queste strei? Strei. Addirittura mi ricordo che dicevano che Zedonato, il padre di Vittorio, che stava a Mufama che sono arrivati due gatti. Questi due gatti sono diventati due signorini, belle ragazze nude. E dopo, praticamente da gatti, si sono trasformati in signorini. E meno male, era quello che ci teneva sempre in tensione a noi pure, no? Perché a chiunque era successo, a me così, a me colà. Altre cose che erano successe. Ma mio padre che raccontava che lui da piccolo, dentro un sacco di farina, la strega si stava pigliando, una roba del genere. Sta saltando la farina? Dentro un sacco di farina, così raccontavano. Che si faceva per proteggere la casa? Che io ho sentito di cose che si mettevano dietro la porta, okay. Ma a casa non più di tanto, non mi ricordo mai, ferro di cavallo, roba del genere, che mio padre, avendo fatto la guerra, pensi che andavo da abbastanza solo di quello, che mettere cose, dovrei raccontare la storia della guerra di mio padre, e mio padre raccontava, che non è che era uno che ha detto tutto di quello che sapeva. Raccontava le storie di guerra così. E dopo, quando ho letto 100.000 carte di ghiaccio, mi sembrava di averlo letto, che non ero capace di leggerlo. Che è tutta verità. Che sento una pena anch'io. E ogni tanto vado i racconti, eccetera. No? E lì è veramente stata una tragedia, era più grosso di me. Pesava 40 kg quando tornavo. I piedocchi lunghi così. E l'anno scorso c'è stato il raduno degli alpini a Udine. E lui ci diceva sempre, quando siamo arrivati a Udine, dopo aver fatto tutto il Placido Don a piedi, dopo lì
gli ultimi chilometri li hanno fatti con carro merci e li ha scaricati tutti quelli che si sono salvati perché avevano un fisico eccezionale a Udine. E gli sono arrivate certe belle signorine alte che ci abbracciavano, ci baciavano. E allora l'anno scorso c'era il raduno a Udine, io vado tutti gli anni. Sono andato alla stazione, mi sono fatta una foto alla stazione di Udine, per ricordo. In alcune case so che c'erano le cisterne, che non si usano più, che raccoglievano l'acqua. E mica tutti ce l'avevano la cisterna. Noi non ce l'avevamo. Ce l'avevano in pochi, mi sa. In pochi. Ma gli ucologi ce l'avevano. Eugenio sotto là, e Criori perché se l'era fatta lui qua, però noi, Toro e tutti quei Romolo, Capestrani, e Quintino, tutta la gente di Ucolli, e non ce l'aveva nessuno. Quella, la conca, oppure riempivi un paonzo quando pioveva, quelle cose là, perché le bestie dopo le portava a ad abbeverare al lago, quello che era. Sempre, tutti i giorni gli dovevi dare. Diciamo una cosa, no? Tornando indietro, no. Praticamente i gorianesi, tutti quanti avevano la stalla, i maiali, e le galline, e non ci mancava, perché quando ammazzava i maiali, alla cantina c'era il prosciutto, le salsicce, i guanciali, e tutto il maiale, che bastava più o meno tra salame e tutto, non è che t'abbuffavi, però per tenertelo buono, per andare avanti tutto l'anno, due prosciutti, due spallucci, eccetera, e arrivavi a una buona parte dell'anno, ci facevi il lardo, lo strutto, perché l'olio non esisteva, quindi veniva condito tutto con lardo. Tutto con lardo veniva condito. Poi il piatto che si faceva maggiormente era quegli edieghi e patate, perché tutte le donne erano capaci di fare la pasta a mano, oppure la pasta, però quegli edieghi e patate era quindi la pasta acqua e farina è fatta con che la sfoglia era, quella veniva ammassata poi tagliata a striscioline e lunghe così quadrettini o le quadranelle come si diceva, ci mettevano una patata dentro, un po' di lardo di vendresca, quello che è, e via quello. Poi? E poi magari come secondo uno una ponte di salsiccia, una fetta di salame, prosciutto, meno male il mangiare era quello. E la carne poche volte all'anno, quando si ammazzava, specialmente alle feste padronali, eccetera. Però bene o male. E che si ammazzava? Ma c'era Guidone, ammazzava vitello, ammazzava tutto quello. Agnelli, di più. A quelli non agnelli, non le ammazzavate voi, li davate? Sì, li davamo. Oppure qualcuno se ce l'hai, se l'ammazzava lui. Invece, bulli, per esempio. I bulli, le galline. I polli, le uova, quelle erano in mangiare. Però il problema è che a Goriano, bene o male, erano poche le famiglie che non avevano proprio niente. La maggior parte di quelle che c'erano alla stalla, il mangiare era... Non è che ti abbottivi. E quindi era necessario per... E al forno, per esempio, al forno si faceva, ognuno faceva il pane. Quando si faceva il pane si faceva la pizza, magari i biscotti, e tu quello diciamo al forno di Concetta Grioli. Ma quindi il forno... Quando si faceva il pane era un profumo per tutto il corpo. Quindi il forno... C'era qualcuno che condivideva, il forno e tutti portavano. Quando si accendeva il forno, ognuno portava un po' di legno. Sì, doveva portare la legna, doveva accendere tutto, lo faceva. E si faceva 7, 8, 10 pagnotte di pane, che erano un paio di chili,
che quello durava poco perché con tre figli, eccetera. E i dolci? I dolci, i biscotti, quelli tradizionali che si facevano. La pizza, com'era buona quella pizza. Oppure la mattina a colazione la pizza di Mazzocca. La pizza di Mazzocca. La farina del grano turco, facevano la pizza. Poi alla mattina, con la ventresca, si tagliava la ventresca a pezzetti. Con la padella si faceva friggere e ci si mettevano le fette di polenta sopra. Com'era buona. La polenta, però il condimento quella era. Non è che c'era... Senti, prima parlavi dell'olio, che non c'era l'olio. Oh. Ma con le noci che ci facevano? Le noci ce le mangiavamo, oppure le dovevano vendere. Le dovevano vendere per comprare qualcosa. Il problema qua era l'abbigliamento, che tu non avevi liquidità, non avevi soldi, non c'erano per comprare un paio di scarpe, una maglietta, una cosa, era sempre un ridicolo. Quello era il problema di questi paesi qua. Però io, essendo andato via a 15 anni, dopo mio padre lavorava all'acquedotto, eccetera, già le cose erano cambiate, perché c'era un'entrata. Mentre invece prima, perché quella è la parte più... L'entrata era la legna. Mio padre, lo chiamavano il taglialegna, che aveva una forza da leone quella. E lui prendeva l'asinello, andava alla montagna, faceva la sumetta, un quintale e venti di legna con l'asino e la riportava giù. E la vendeva a Guidone, oppure andavano a Castelvecchio, a portarla al mercato a Castelvecchio, per accumulare qualche lira per comprare il sale, qualche volta l'olio se c'era quello. Praticamente l'unica entrata era quella. Oppure andare a fare qualche giornata a qualcuno di coreano. E altre cose che si potevano vendere non c'erano. E che vendiva? Mica ti potevi vendere un porco, quello ti serviva. Lo zafferano si coltivava? Guai di coreano, che c'erano tante possibilità. Prima era pieno di lumache, non se l'è mai mangiato nessuno. E un alimento pure quello. Tartufi. Mi ricordo che venivano da Campana con i maialetti, con i maiali, sopra, facendo tutto il giro qua, per tartufo. E di coreano, nessuno. E zafferano, mai coltivato a coreano. Che era una risorsa pure quella. Però nel Settecento... Almeno che c'è qualche documentazione di prima. Lo facevano. Però come ricordo io. Zafferano, filavano la seta. Sì, quello ho sentito pure io. Ma a Goriano dello Zafferano non l'ho mai sentito. Le processioni si facevano qua. Ora si usava ancora lo stannardo. Però poi è durato pochi anni, poi si è andato via pure quell'usanza di lo stannardo. Mentre a Castelvecchio ci vado tutti gli anni a San Donato. Ancora c'è l'usanza a rincaro chi paga di più, eccetera. Perché pure là si faceva rincare a chi poteva. E a Goriano? A Goriano si faceva, perché mi raccontava mamma che un anno un fratello di mio padre, che dopo sono andato in Francia questo, e loro, chi portava standard, doveva dargli, dava un sacco di grano, un quintale, 50 kg, quello che era. E questi dopo non ce l'avevano il grano, e il prete voleva il grano quello. Allora lui per vendicarsi aveva messo una roba nera dentro la pila dell'acqua sana, che la gente piace segnare, si faceva. E dopo c'è stato il problema. Mentre dopo questa usanza qua è finita, che non era un'usanza democratica quella. Che uno per portare il stannardo di pagare. Era una tradizione, va bene. Però allora, come fanno ancora adesso a Castelvecchio?
Comunque c'era solo la professione era... della festa di San Cesilio. No, ma allora di feste ne facevano 3-4. Non è... Adesso facciamo San Cesilio, Sant'Antonio, San Prospero, tutto. Mentre allora si faceva, allora si facevano tutte e quattro. Si iniziava a maggio fino al 31 di agosto. Allora si festeggiava al 31 di agosto. Che feste si fa? Ieri c'è stato il fuoco di San Giorgio qui, no? E si faceva Sant'Antonio, San Prospero, San Cesilio. Per esempio Sant'Antonio Abate il 17 gennaio. Il 17 gennaio si faceva, noi da bambini facevamo la croce sulla mucca, no? O l'asino, sulla groppa di... E dopo quando si tiravano fuori noi portavamo l'asino, le vacche qua, e il prete da sopra la chiesa benediva gli animali. Come la facevate la croce? E con la forbice, no? Con la forbice. E la forbice tagliavamo e veniva una crucetta là, sulla groppa degli animali, della vacca. E l'usanza dei ranati c'era? Come no? Allora si faceva in famiglia, non è che si faceva in comunità. Allora ogni famiglia, più cultura, metteva dentro quelle che c'aveva e si facevano i ranati. Allora era buono tutto. A Pasqua che si mangiava? A Pasqua uova sode, salsicce, salame, si faceva la festa Santa Maria Silvana. Io mi ricordo quella bene, che Santa Maria Silvana, al lunedì di Pasqua, si andava tutta Santa Maria Silvana. Allora era piena di gioventù. C'erano quelle figlie di Guidoni. E Carmine, la sorella, tutta la gioventù di Curiano stava tutta a Santa Maria. Mimino Tiberi con la fisarmonica, e lì si parlava, si mangiava, si giocava, nascevano i primi baggetti tra qualche scamato, capite com'era? E abbiamo sempre festeggiato là. E purtroppo si è finito tutto. Un'altra cosa che si raccontava è che d'inverno specialmente, alcune notti, gli unici posti riscaldati erano le stalle. Faceva più caldo. No, io mi ricordo che andavamo alla stalla di Cucuzzi. E lì chi faceva la calzetta, chi chiacchierava, perché faceva le galle là. E lui c'era due mucche dentro. Non si ballava. Come? Dopo si ballava sempre. Le case ognuno metteva... No, dentro la stalla. Quando ma andava... dentro la stalla no. No, non mi ricordo io. Dentro la stalla... Quindi non veniva nessuno. E da ballare si andava nella casa. Più o meno una volta a casa di uno. Chi aveva più spazi, diciamo. Però ci tengo a raccontare una storia che mi è successa. Io forse ci avevo avuto 12-13 anni. Stavo sì. Fra Cucù, Giuseppe, se vi ricordate, Nietta, Adelina, quella famiglia lì. Era primavera, maggio, giugno. Lui aveva una terra con le patate vicino alla Cozza Mucichigli. E siamo andati a zappare queste patate, io, zio Umberto e lui. Io avevo 13-14 anni. A un certo punto, a mezzogiorno, viene Adelina, chiude canestro in goccia. A passare dalla pendichella per arrivare a Fiume, là. È tutta discesa. A un certo punto Adelina, se casca, se ne c'è anche quell'aria. Però ha fatto in tempo a salvare il canestro, con dentro una bella spasa di gnocchi gittata. È arrivata sotto, dite meno male. Una spasa di gnocchi con le salsicce dentro, agli usughi, no? E là, infatti, una magnata che dopo mi sono dormito, buonanotte. E quella è una brava, bravissima famiglia, specialmente Adelina, una donna. Adelina, cognome? Castro. Che era mi spiace per Valentini che è morto giovane. Eravamo un bel gruppo, eravamo in tanti. Ma alla Cozza Mucichigli? Alla Cozza Mucichigli.
Però quella mattina, siccome chi non c'aveva niente da fare, sono rimasti là. Mentre io dovevo venire su, perché tanti siamo tornati sopra. Mentre, adesso non mi ricordo, stando lì Girilli, Luigini, chi erano 4 o 5, che sono rimasti, che non c'avevano impegno. E dopo si è saputo che lui praticamente ha mangiato. Poi via la Gozzi ci stanno 6-7 metri d'acqua. Che l'acqua fredda, fatene. Così dicono, perché e quelli che c'erano, boh, non lo so, non posso dire niente, e non c'ero. C'ero, però eravamo tornati sotto. Al lago della Villa io quella mattina mi sono salvato. Sai perché? Che c'era la febbre a 38, che se no ci stavo pure io. Perché era gelato e... Perché la mattina, prima di questi, ma siccome era... Con Mauro ero molto amico, figlio di Guidoni, che eravamo nella stessa classe. E veniva sempre a casa. E la mattina è venuto a casa, dal portone, ci stava mamma, gli fa, ah, dove sta Ermini? E fa, no, sta a letto perché c'ha la febbre a 38. E ora non sono andato. Ma se non c'aveva la febbre ci stavo pure io. Perché eravamo sempre insieme. Tra lui, Piero... Morirono in due, mi sembra, uno. In due. Quella è stata una tragedia. Perché tra l'altro sti Guidoni... E Gianni era morto uno prima, di Mauro. Poi è morto pure... Cioè, 52, 8 anni. Quella è stata una tragedia. Quando dentro le case, mio padre mi raccontava... Sì. Che c'era il pericolo, la paura delle streghe. Ma non detto così. Che mettevano qualche cosa dietro il portone. Pare che mi ricordo qualcosa, però non ho tanto presente. Se mettevano qualche santo, forse. Boh. I santi, non mi ricordo. Sì. I sacchetti con il grano dentro, comunque qualcosa di tipo grano, perché così le streghe quando entravano. Dovevano prima contare, prima entrare dentro casa, dovevano contare prima i chicchi di grano. Si faceva giorno e quindi se ne andava. Non tutti lo sanno, però tantissimi coreanesi sanno la storia della Madonna del Buon Consiglio. Praticamente Goriano prima, all'inizio del secolo fino agli anni 50-60, si chiama la zona di Cesa. Per andare alla chiesa di San Vincenzo. Erano tutti terreni coltivati. E praticamente, come mi raccontava mia mamma a me, una mattina dice che un gruppo di contadini che andavano a lavorare i terreni sopra sono arrivati dove adesso la Madonna del Buon Consiglio, che ci ho fatto sta nicchia lì. E si è presentata, si è apparsa la Madonna e gli ha comunicato di non andare in montagna perché ci sarebbe stato un diluvio e di non andare in montagna. Una parte ci ha creduto, un'altra parte è tornata a Goriano. Quelli che sono andati in montagna sono morti tutti. E allora, sta storia qua dopo un po' di anni... che Peppanuccio ci aveva fatto una nicchia con una crocetta, eccetera. Conoscendo uno scultore a Milano, ci ho chiesto alla figlia se mi faceva l'immagine della Madonna del Buon Consiglio da inserire in questa nicchia. Così me l'ha fatta di bronzo, chi vuole vederla per andare a montagna. A metà costa, sulla destra, c'è una roccia con... Nella nicchia inserita la Madonna del Buon Consiglio. Ma come morirono, quindi? Ci fu davvero l'alluvione? Ci fu, sì. Uno smottamento, che ci fu? Un'alluvione che, se noi guardiamo Goriano, dove c'è il campo sportivo adesso, lì c'è riportato, si hanno trovato dei pavimenti ricoperti di 2 metri di terra sopra perché c'è stata un'alluvione. E ora, tramite questa ragazza qua, tramite internet è andato, ma
va stampato tutta la storia della Madonna del Bongozino. Perché questa Madonna qua si trova a Genazzano, che la storia, quello che ho letto io, che ha fatto moltissimi miracoli, e viene venerata lì, però viene reclamata dall'Albania, esattamente a Scutari, perché lì parla degli anni 1647. Allora c'erano i musulmani che abbattevano tutte le chiese. Questa Madonna qua si è staccata dalla chiesa di Scutari e l'hanno ritrovata la mattina appesa a una chiesetta di Genazzano. Io dopo, guardando su una cartina, Scutari, Moriano e in linea d'aria. Quindi probabilmente mi sono fatto un'idea che questa Madonna, passando di qua, ha avvisato sta gente così. Perché lì sta Madonna è molto venerata e viene reclamata ancora da Scutari.